Siamo con l'ingegnere Molinari, Molpas. Ingegnere, una prima carrellata sui prodotti, sulle novità, su quello che state portando qui a Live. Allora, siamo venuti a fare questa piccola esposizione con Ema Lighting, sostanzialmente, dove presentiamo la Wing e anche la VPU, che è la parte che riguarda il video, la parte del media server video, e in un'altra sezione dislocata sopra invece per quanto riguarda il media server Pandora's Box. Ovviamente è una fiera che ci permette di intavolare alcuni ragionamenti con i clienti che possono passare per di qua, per Ravenna. E sostanzialmente delle grandi novità nel mercato non ce ne sono, salvo l'evoluzione di Pandora's Box, che in qualche maniera sappiamo essere concepite trimestralmente, quindi di fatto per questo tipo di ragionamenti secondo me conviene più vedere il sito, vedere situazioni che possono magari avere declinazione verso le domande specifiche dei clienti. Oltre a questa cosa qua, riteniamo che l'idea di assenza di una fiera, in qualche maniera magari non declinata come le fiere di Francoforte o quelle del Plaza, potrebbe avere una soluzione nel futuro, anche se in realtà l'economia attuale dell'Italia in questa situazione credo che non ci siano grandi speranze di fare delle manifestazioni che abbiano un interesse come magari qualche decennio fa. Riteniamo che il futuro sia abbastanza incerto, nel senso che il mercato è ridotto al minimo storico, la domanda da parte dei clienti è tendenzialmente in calo, perché comunque l'economia finanziaria di poter attivare finanziamenti, prendere qualche soldo per poter finanziare operazioni è molto complicato nella situazione attuale dell'Italia. Le banche sono completamente sparite, le forme di garanzia richieste sono allucinanti, quindi il mercato del live e dello show business in generale lo vedo stazionario e in grande sofferenza. Ci potrebbero essere alternative su altri mercati, che possono essere mercati del corporate, mercati, che ne so, del cultural heritage, dove c'è l'aspetto museale che avrebbe bisogno di essere un po' rinnovato, ma ripeto, per questi tipi di mercati, vuoi da una parte l'azienda non ha il dialogo corretto perché comunque il linguaggio è modificato, vuoi dall'altra parte non abbiamo neanche operatori che possono ascoltare la domanda che potrebbe essere fatta a fronte di un'eventuale proposta del mercato.